Signori, bentornati sul canale, benvenuti in questo brevissimo video, giusto per dire due parole su quello che è successo oggi pomeriggio, ragazzi, perché penso di aver assistito a dei momenti veramente surreali, non conosco un aggettivo peggiore di surreale, onestamente, però... Io oggi la conferenza stampa di oggi non so proprio come definirla, non so proprio, veramente non so che cosa, che aggettivo affiancare alla conferenza stampa di oggi. Garcia è sereno e tranquillo. Ok, beato lui, dice di avere giornalisti e tifosi che lo difendono. Mi piacerebbe conoscere sta gente. Poi l'attacco ai giornali, perché giustamente sei nelle condizioni di poterti anche mettere contro i giornali, come se fino ad adesso non fosse così. Lo stesso allenatore che prima della Fiorentina disse che di vincere per non poter dare i biscotti ai giornali, e adesso si lamenta dei famosi biscotti che lui stesso ha regalato alla piazza. Zero contenuto, perché ormai le conferenze stampa di Garcia, veramente mi dispiace dirlo, ma sono una perdita di tempo ascoltarle, perché non dice letteralmente niente. Che ha detto? Ha detto che Caius giocherà contro il Verona perché non c'è chissà. Ha detto che Raspadori e Simeone sono due attaccanti importanti che sanno fare gol. Va bene. Poi che ha detto? Dobbiamo vincere, bisogna avere fame di vittoria e determinazione. Sempre questa favoletta che ci ripete da settimane. E poi l'apice penso si sia raggiunto con De Laurentiis, che a fine conferenza stampa interviene, attaccando i giornali per l'ennesima volta, veramente. De Laurentiis che in questa settimana ha provato in tutti i modi a ricompattare l'ambiente e poi se ne esce con l'attacco ai giornali. Tutto ciò è veramente incredibile. Stiamo assistendo a delle giornate proprio senza senso, senza senso. Io non so con quale spirito e con quale concentrazione noi domani andiamo a Verona, non lo so onestamente. Garcia è tranquillo, è sereno, va bene. E basta, non c'è nient'altro da dire, non c'è nient'altro da dire. Vi chiedo scusa se il video, quello serio, non è uscito, però vi giuro, ragazzi, io appena ho sentito la conferenza stampa, appena è finita, io veramente volevo fare cose che è meglio non dire, perché altrimenti mi potrei subire delle ripercussioni legali su dopo questo video, quindi piuttosto sto zitto. Proprio la ciliegina di interrompere la diretta mentre De Laurentiis parla penso che sia stata l'apice. Veramente stasera oggi mi hanno proprio fatto passare la voglia di vivere questa giornata, hanno proprio messo il punto sulla giornata di oggi, speriamo domani che non sia così, e quindi niente ragazzi, ci vediamo domani, intanto qua partono i rumori, ci vediamo domani col post partita, non so proprio che dire per domani, non so proprio che cosa aspettarmi, cioè io per come siamo messi adesso... Domani uno 0-0 è un miracolo, ve lo dico proprio con tutta la sincerità di sto mondo, quindi ci vediamo domani col post partita, in mattinato uscirà il pronostico, e che Dio ce la mandi buona ragazzi.